Buongiorno ragazzi, allora mi vedete nel parcheggio della Lidl perché sto per andare a fare la spesa, quindi ci tenevo a registrare un po' di video perché è tanto che non ci vediamo. È ufficialmente il primo video del 2023. Sì, avete visto quello dell'IKEA, però quello l'abbiamo registrato prima della fine dell'anno, era più o meno o il 28 o il 29 di dicembre, ecco, dell'anno scorso, quindi questo è ufficialmente il primo video del 2023. Auguri a tutte di buon anno, grazie per avermi lasciato i vostri auguri nei post della community. Ovviamente ragazze, rinnovo gli auguri a tutte voi, alle famiglie, insomma spero che questo anno stia iniziando bene per tutti, perché dobbiamo cominciare, continuare con il piede giusto, diamoci degli obiettivi per questo 2023. Io il mio primo obiettivo già ce l'ho, però poi ve lo svelerò man mano, insomma, nel canale. E nulla, stamattina andiamo a fare un po' di spesa, ragazzi, alla Lidl. Ho visto che ci sono diverse offertine e quindi ho deciso di portarvi con me, perché so che vi piacciono tanto i video svuota la spesa, mi fate compagnia, quindi insomma vi farò vedere un pochino all'interno del supermercato. Come sempre ci provo a portarvi qualche offerta ripresa appunto dal video, e poi andiamo a casa e svuotiamo insieme la spesa. Eccomi a casa ragazzi, allora è stata proprio una bella spesa corposa. Io ho cercato di sistemare già la maggior parte delle cose sul tavolo, cercando di tenere anche un criterio, quindi vi ho messo tutte le cosine da frigo, da dispensa, frutta, verdura, insomma è una bella spesa corposa ragazzi. Il primo scontrino è di 61,50 euro. Poi vi dico prima, perché poi sono rientrata che avevo dimenticato giusto due cose, e sono, e ho speso insomma altri 7,35 euro. È una spesa Lidl, però credetemi ragazzi, mi servivano diverse cosine, perché questo fine settimana speriamo ci sarà la festa finalmente per festeggiare il compleanno di Francesco, che ha compiuto 4 anni il 30 di novembre, però a causa insomma di motivi di salute ebbe la febbre, non abbiamo potuto farla nel mese di dicembre, poi ci sono state le feste insomma, e quindi l'abbiamo posticipata a gennaio. Questa era la prima data possibile, quindi domani, che sarà 14 gennaio, io non so se voi vedrete comunque prima questo video o ve lo farò uscire stesso domani, però ho preso diverse cosine perché avrò a pranzo i miei suoceri, la sera faremo la festa in ludoteca e quindi è già tutto organizzato dalla ludoteca e vi porterò con me, però lo vedrete in un video a parte, e la domenica saranno tutti a pranzo a casa, quindi ho deciso di fare comunque un bel pranzo, ecco, nulla di particolare, poi vi vedrete insomma, vi dirò man mano con la spesa. E nulla ragazzi, quindi passiamo subito a vedere le cosine che ho preso, perché sono veramente tante. Allora, io inizierei direttamente dalle cosine da frigo, ovviamente i prezzi che ricordo ve li dico, altrimenti tranquillamente ragazze potete fare il fermo immagine dello scontrino e li ritrovate. Come prima cosa, per domani a pranzo ho voluto prendere questi nodini a marchio Italiamo, all'interno ci sono 200 grammi, sono 4 nodini, li ho pagati 1,69 euro, perché domani ragazze verranno appunto i miei suoceri per pranzo.
pranzo, quindi volevo fare un antipasto bello ricco, salumi, formaggi, insomma le mozzarelline e qualche contorno, quindi per quello vedrete un pochino di più anche di affettati, ecco, in vaschetta. Poi, per quanto riguarda i formaggi, ho preso questo rotolino di formaggio fresco alle erbe del marchio Milbona. All'interno ci sono 100 grammi di prodotto. Questo è sfiziosissimo, ragazzi, da mettere negli antipasti quando avete qualcuno a casa, oppure semplicemente come formaggio diverso, ecco, dai classici che trovate. Oltre a questo qui alle erbe c'era anche al pepe e il rotolino con il salmone all'interno, però io sono andata su questo classico, così so che piace a tutti. Poi ho voluto prendere questa confezione di salamini classici, i Simil Beretta del marchio Salomeo. All'interno ci sono 100 grammi di prodotto, sono due vaschettine, sempre da mettere all'interno, insomma, dell'antipasto. Li ho pagati 99 centesimi. Poi, Simpacotti, questi classici per il mio Topolino, per Francesco. Questi del Lidl, ragazzi, non li ho mai presi, però mi trovavo lì, quindi ho fatto la spesa completa alla Lidl. Di solito acquisto o quelli Conad o i classici, insomma, i teneroni, però questi qui non li ho mai presi, quindi insomma vedremo comunque ogni tanto come cena gli piace, se gli faccio il burgerone, di solito con i pomodorini, con le carote, ho preso anche quelle, quindi poi lo vedrete nello svuota la spesa. Per quanto riguarda tutto quello che vi dicevo di affettati vari e vaschette di salumi, ho voluto acquistare questa confezione di provoletta dolce a fette. All'interno sono 140 grammi di prodotto e c'è sia quella dolce che quella affumicata. Questa però, ragazze, mi serve per oggi a pranzo che farò le piadine. Siamo io e Gianluca perché qui a scuola. E quindi, visto che lui ora stava sbrigando delle cosine, per pranzo ci facciamo delle piadine. Ho preso questa semplicemente per comodità, altrimenti di solito acquisto, insomma, la scamorzina, se la trovo pure in offerta, quella intera. Questa l'ho pagata 1,49 euro, mi sembra che ve l'ho detto. Poi del marchio Dal Salumiere, che secondo me è un buon marchio, comunque i salumi di questo marchio sono buoni alla Lidl, ho voluto prendere una confezione di salami Milano nazionale. Questo qui all'interno ha 125 grammi di prodotto e la scadenza pure bella lunga, ragazzi, comunque si tratta di una scadenza a marzo. Salame prosciutto cotto di alta qualità, sempre dello stesso marchio. Poi ho trovato la porchetta arrosto, questa qui l'ho provata, ragazzi, quando era in offerta già tipo l'anno scorso, tipo verso novembre, la trovai in offerta. Noi non la mangiamo sempre perché comunque è abbastanza grassosa, però l'ho trovata scontata del 30%, invece di 2,39 euro l'ho pagata come prezzo finale 1,67 euro, quindi conveniente. Io non la mangerò perché sono a dieta, ragazze, quindi ho tolto definitivamente dolci, dolcini e cose abbastanza grassose dalla mia alimentazione per un po', quindi non si tratta di una dieta drastica assolutamente, ma semplicemente voglio rimettermi in forma e quindi sto cercando di togliere tutto ciò che si sa, insomma, può portare grasso ulteriore o comunque può far male, ecco, se consumato in eccesso. Quindi non la mangerò, però l'ho provata la scorsa volta ed è molto molto buona e saporita. E questa qui ho presa una vaschetta. Poi il mio classico speck, sempre del marchio Dal Salumiere, non due ma tre vaschette, perché una mi servirà appunto per le piadine con la provoletta, le altre due le metterò all'interno dell'antipasto. Queste erano in offerta ad 1,69 euro. All'interno ci sono 100 grammi di prodotto. Questo è molto buono come speck, ragazzi. Di solito lo acquisto sempre alla Lidl perché, a differenza di altri speck che trovate in vaschetta, questo lo trovo sempre con poco grasso, non c'è tantissimo pepe, visto che comunque Gianluca non ama le cose molto speziate. Quindi di solito lo acquisto alla Lidl e ci troviamo bene. E ne ho presi tre. Infine, ragazzi, ho preso la pancetta coppata. Anche questa qui aveva il ribasso, però sull'etichetta non si vede, quindi magari ve lo vedo dallo scontrino, ed era in offerta invece di 2,39 euro l'ho pagata meno 75 centesimi, 1,99 euro più o meno. E questa qui l'ho voluta prendere sempre da aggiungere all'interno dell'antipasto. Ovviamente anche questa purtroppo non la mangio. E questi, ragazzi, sono tutti gli affettati in vaschetta che ho preso per gli antipasti. Ovviamente per comodità, ragazze, per praticità, ho preferito prendere questi in vaschetta perché magari, visto che i miei suoceri comunque non amano mangiare proprio tanto, magari se non gli va il salame con affettato fresco andrebbe a male, invece in vaschetta, se non lo gradiscono, io non lo metto proprio nell'antipasto. Quindi semplicemente per una questione di comodità ho preferito le vaschette. Poi, sempre per quanto riguarda le cosine da frigo, ho preso in offerta
ricetta dell'Activia, questi 4 yogurt con probiotico, questi qui sono al mirtillo in pezzi e un'altra vaschetta sempre da 4 con la prugna, erano in offerta ad 1,69 euro. Ragazze, io spesso li mangio, non preferisco tanto questi frutti, vi dico la verità, preferisco quello con avena e noci, quello col miele, il classico bianco, però era per variare, insomma, per non mangiare proprio lo yogurt bianco tristissimo, io ho voluto prendere questo qua, visto che c'erano soltanto questi due frutti oppure bianco. 1,69 la confezione. Poi, per quanto riguarda sempre cosine da frigo, ragazze, domenica ho deciso di fare la salsa con la salsiccia, ecco, in modo da fare sia primo che secondo, quindi ci farò la pasta con il sugo della salsiccia e le salsicce nella salsa, e quindi ho voluto acquistare queste salsicce che erano in promozione a 4,49 euro, mezzo chilo di salsiccia alla toscana, questa qui di suino. Ne ho prese due confezioni perché, considerate, saremo 8 di noi più chicco 9, quindi non mangeranno mai due salsicce a testa, però comunque non mi piace fare risicato, meglio abbondare, la penso sempre così, e quindi le vado a fare appunto all'interno della salsa. Forse il prezzo è un pochino altino, considerando che erano in offerta a 4,49 a prezzo pieno, venivano all'incirca 4,79 euro. Beh, quasi 5 euro, però ragazze, mi trovavo lì. Poi comunque è una salsiccia particolare perché penso sia un pochino più speziata, essendo una salsiccia alla toscana. Io non l'ho mai acquistata, quindi fatemi sapere magari nei commenti se voi già l'avete provata. Io ho provato quella alla luganica, che è buonissima, quella arrotolata. Di solito la faccio con le patate, la vado a tagliare a pezzettini, insomma quella è molto molto buona, l'ho provata, però queste classiche non le ho mai provate, quindi magari fatemi sapere voi nei commenti se sono buone. Tempo messo a posto le cosine da frigo, voglio farvi vedere tutta la frutta e la verdura che ho preso. Ho preso diversa frutta e verdura, ragazze, perché ultimamente mi sto riavvicinando alla frutta, diciamo che io non ne consumo tanta, ecco, ho la mia frutta che mi piace tanto, alla quale non rinuncio, tipo l'anguria, le fragole, però non vado proprio a mangiare sempre frutta durante le varie stagioni, e mi dispiace perché comunque fa bene, ragazze, dà quel senso di sazietà, almeno a metà mattina e a metà pomeriggio, ecco, mi placa quegli attacchi di fame che mangerei il mondo, e quindi mi sono contenta che mi sto riavvicinando piano piano alla frutta. Ho trovato diverse cosine in offerta della settimana XXL. Io ho trovato questi pomodorini ciliegini, all'interno ci sono il 30% più di pomodorini, ad 1,99 euro. Li ho presi, ragazzi, perché erano tutti belli piccolini piccolini, e quindi ne volevo prendere una confezione, dato che comunque li consumiamo tantissimo, sono 650 grammi di prodotto, li mangio io, li mangia anche Chicco, gli piacciono proprio tanto i pomodorini questi, i datterini, anche i San Marzano, quelli più grandi, che comunque io poi glieli faccio piccolini, e quindi li ho voluti acquistare, anche per il prezzo secondo me conveniva, anche perché, ragazze, considerate che la confezione da 250 grammi veniva più o meno 1,49 euro, quindi non ne valeva la pena. Poi una mega confezione di carote, sempre della settimana XXL, con il 25% più di carote, quindi sono 1,250 kg, ecco, scarso 1,3 kg, e le ho pagate 99 centesimi. Queste, ragazze, io e Chicco le mangiamo crude, ci piacciono tantissimo pelate e così crude da sgranocchiare, oppure le faccio spesso anche in padella con la cipolla, buonissime, perché noi bollite non le preferiamo, quindi di solito le faccio così. La settimana XXL ho trovato soltanto questo, poi nel reparto bio, ragazze, ho preso questa confezione di tre finocchi piccolini, sono 500 grammi di prodotto, e li ho pagati 1,49 euro. Io amo tantissimo i finocchi, ragazze, mi piacciono tanto, infatti mamma li compra sempre, soprattutto quando li compra lei, che me li taglia, già me li fa trovare puliti, perché, ragazze, vi giuro che la mia sola scocciatura è pulire il finocchio, perché comunque devo stare lì a toglierci i gambi, a lavarlo per bene, poi a farlo a listarelle, quindi diciamo che soltanto per quello non li acquisto spesso, però mi piacciono tanto, quindi li ho voluti prendere pure perché sono belli piccolini, quindi sicuramente saranno più teneri, e ne ho presi appunto tre, in modo da farli semplicemente conditi all'insalata con olio, sale, pepe, e volendo ci potete aggiungere anche degli spicchi d'arance, ragazze, ed è buonissimo il finocchio.
oppure semplicemente lavato e lo mangiate così perché dà un grande senso di sazietà. Poi sacchettino di limoni, questi qui anche biologici, li ho pagati 1,29 euro e sono 5 limoni. Poi ho preso semplicemente, ragazzi, una confezione di prezzemolo fresco perché farò i funghi in padella, li ho già congelati dei funghi e quindi volevo il prezzemolo fresco per dargli quel sapore in più e ne ho presa giusto una confezione a 79 centesimi. Poi frutta e verdura, ancora vi faccio vedere tra poco il resto. Poi ho preso, ragazze, per quanto riguarda la verdura, due buste di lattughino, ossia un lattughino classico che piace a mia sorella a 99 centesimi e all'interno ci sono 125 grammi di prodotto, mentre per domani a pranzo ho preso il mix orientale, che voi sapete che è il mio preferito, infatti in ogni suo dalla spesa Lidl c'è sempre. Questo all'interno ha il lattughino verde, Mizuna, lattughino rosso, tazzoi e bietolina. È buonissimo, ragazzi, questo qui semplicemente con un po' di olio, sale e limone è eccezionale, ha proprio un buon sapore rispetto alla classica, ecco, misticanza, buono buono. All'interno ci sono 100 grammi di prodotto e l'ho pagato 99 centesimi. Infine, per quanto riguarda sempre la frutta, ragazzi, ho preso una sacchettina di arance, queste qui dovrebbero essere le arance rosse, erano in offerta a 2,29 euro. L'arancia rossa è tra le mie preferite, ragazzi, a me l'arancia piace proprio tanto, l'unica cosa è che non la digerisco tanto, né l'arancia, cioè proprio il frutto, né il succo di frutta all'arancia o semplicemente la premuta, quindi non esagero, però l'arancia mi piace tantissimo. Ne ho presa una confezione, all'interno c'è 1,5 chili di arance e quindi queste qui me le porto al lavoro o semplicemente il pomeriggio ci faccio lo spuntino. Per lo stesso motivo ho preso anche una confezione di clementine, all'interno ci sono 1 chilo di clementine ed erano ad 1,99 euro. Queste le ho prese perché, a parte che le clementine, ragazze, a me piacciono tantissimo, clementine, mandarini, mandaranci, tutta la famiglia dell'arancia e del mandarino a me piace, però li mangia tantissimo anche Chicco, quindi prendo le clementine perché così all'interno non ci sono i noccioli, altrimenti va a finire che comunque gli devo stare lì ad aprirgli il Chicco, invece questo qui glielo pulisco e lo mangia. E ne ho voluta prendere appunto una sacchettina, metto a posto anche queste cosine. Ah no, vedo, oh, ci sono ancora altre due cose, ragazze, perché ho talmente tanta roba che voi non vi rendete conto. Una confezione di mele, queste qui, le marlene, all'interno ci sono 4 mele per il peso di 750 grammi, queste le ho trovate a 99 centesimi e le ho volute prendere, ragazze, perché anche la mela rossa è tra le mie preferite, ce ne sono diverse, ecco, di tipologie di mele, però questa qui rossa, e quando trovo quella proprio a buccia rossa rossa che è ancora più buona, mi piace tantissimo e ne ho presa giusta una confezione perché comunque avete visto ho preso un bel po' di frutta e verdura. Infine ho preso anche questa sacchettina di patate rosse, queste qui sono adatte per essere sia fritte da forno, ci si possono fare insomma gli gnocchi, quindi i vari impasti, e le ho volute prendere all'interno, mi sa che è 1,5 chili, sì, di patate rosse e le ho pagate 1,69 euro, perché queste qui, ragazzi, io vado a lavarle bene e le andiamo a mangiare direttamente con la buccia, quindi magari le faccio in friggitrice ad aria, le faccio nel forno, le taglio insomma a dadini, un po' di olio, sale e spezie ed è fatto. Ecco, le patate comunque sono un contorno secondo me che si possono sfruttare per tantissime cose, a parte come contorno, ma anche se ci volete fare il purè o semplicemente le patate all'insalata, ecco, sono versatili per tante ricette, quindi secondo me non devono mai mancare. Ok, ragazzi, ho messo a posto insomma la frutta e alcune cose della verdura, poi il resto è lì insomma sul mobile perché devo andare a selezionare insomma la frutta, a fare i cestini. Sempre per quanto riguarda la questione degli antipasti per domani a pranzo, ho voluto prendere questi baci Napoli, che sarebbero dei piccoli prodotti da forno, i simil panini napoletani. Ne ho presi due perché li ho trovati in sconto con il ribasso, questi vengono 1,09 euro, li ho pagati 76 centesimi. Li ho voluti prendere perché comunque sono sfiziosi da mangiare insieme all'antipasto, da accompagnare insomma con i salumi, e all'interno ci sono 130 grammi di prodotto. Al massimo ne terrò una per sabato a pranzo per domani e l'altra insomma per la domenica, perché comunque è carino metterli al centro tavolo con il pane. Per quanto riguarda appunto il pane, ho voluto provare del marchio Certosa
questa pagnotta di grano duro già a fette. L'ho vista bella morbida, visto che mio suocero preferisce il pane, quello bello mollicoso. Ho voluto prendere questa pagnotta, anche se ora pensandoci probabilmente era meglio se ne prendevo due. Vabbè, manderò già a Luca nel pomeriggio, non è un problema. E quindi l'ho voluta provare perché, se vedete ragazze, è bella piena piena di mollica. Io preferisco il pane, quello con poca mollica. Fatemi sapere giù nei commenti se voi siete team mollica immensa o team più scorza e poca mollica. Io preferisco quella tipologia di pane, ecco, con poca mollica. E all'interno ci sono 350 grammi di prodotto e l'ho pagata 1,19 euro, quindi comunque poco, è una bella pagnottella. Noi pane non ne mangiamo, però quando vengono i miei suoceri, ma anche i miei genitori, comunque non lo faccio mancare mai, perché comunque loro il pane piace, come biasimarli, e quindi l'ho voluta acquistare. Sempre per quanto riguarda gli antipasti di domani, ho preso anche questa confezione di tarali, sempre del marchio Certosa, e sono quelli classici all'olio d'oliva. Li ho pagati 1,69 euro, un po' cari come tarali, devo dire la verità. All'interno sono mezzo chilo di tarali e li trovate anche al finocchietto e alla cipolla, se non ricordo male. C'erano anche al grano arso, ecco, però sono voluta andare insomma sul sicuro e quindi ho preso quelli classici all'olio d'oliva. Infine, sempre per gli antipasti, ragazzi, ho preso un po' di sott'olio. Ho voluto provare per la prima volta queste olive verdi giganti di cerignola in salamoia. Da un altro video, insomma, di una ragazza che seguo, ho visto che lei le aveva provate, che le erano piaciute tantissimo, quindi ho voluto prendere, insomma, da metterle sempre in questo antipastino. All'interno ci sono 720 ml di prodotto, no, sono 420 grammi di prodotto, ecco, quello è il peso con la salamoia. E le ho volute prendere appunto per l'antipasto e le ho pagate 1,89 euro, però considerate comunque è un bel barattolone di olive, quindi insomma vedremo. Fatemi sapere se voi ce le avete provate, del marchio italiano, però io non le ho mai assaggiate, quindi speriamo che siano buone, ecco. Mentre del marchio Barese ho preso due barattolini di sott'olio, le melanzane a filetti e i pomodorini secchi. Anche se mia suocera i pomodori secchi li fa lei in casa, però li ho finiti perché io li adoro, mi piacciono tantissimo, e quindi sono ricorsa, ecco, a questi della Lidl. Però sono comunque molto saporiti, sono un pochino più morbidi, ecco, a me piace il pomodoro secco, quello un pochino più duro da masticare, però li trovo abbastanza saporiti questi qua del marchio Barese. All'interno ci sono 170 grammi di prodotto e li ho pagati 1,69 euro, se non ricordo male. Vi voglio controllare perché non voglio dirvi una sciocchezza. No, 1,49 euro, mentre le melanzane 1,39 euro. Sì, mi ricordavo bene per le melanzane. E questo appunto per gli antipastini. Poi, infine, ragazzi, ho preso giusto qualcosina da dispensa che era in offerta e l'ho presi, tra cui i biscotti, i simil palmistene, questi qui del marchio Real Forno, i fior di cacao e nocciola. Questi sono ottimi, ragazzi, di tutti i marchi che non sono insomma gli originali che ho provato, quindi marchio Conad, Pam, Despar. Questi sono eccezionali, si sente tantissimo sia il cacao che le nocciole, ed erano in offerta ad 1,59 euro con la Lidl Plus ovviamente, e quindi li ho voluti prendere, giusto una confezione perché un'altra già ce l'ho in casa. In più ho preso due pacchetti di questi biscotti Real Forno, i novellini. Questi sono buonissimi, ragazzi, perché all'interno hanno appunto il miele e sono quei classici biscotti da latte che si spugnano benissimo, che insomma si vanno a disintegrare non appena il latte è bello caldo. Però mi piacciono un sacco questi, ne mangerò giusto qualcuno ogni tanto, non sempre. Ne ho voluti prendere due perché comunque erano in offerta a 79 centesimi. Ci sono all'interno 350 grammi di prodotto, la scadenza è per novembre 2023, e quindi ne ho approfittato avendo già tre mangiatori cereali, io un po' di meno, gli altri due mangiatori sarebbero mio marito e il piccolino di casa, di biscotti, quindi non possono mai mancare, e ne ho presi due pacchi. Poi ho acquistato una confezione di Fiesta, ragazze, non lo farò mai più, non si possono comprare più le Fiesta, cioè una cosa assurda. Queste le ho prese perché mio cognato, cioè mia cognata, mio cognato e mia sorella dormiranno a casa e lui va pazzo per la Fiesta, la mattina fa la colazione con la Fiesta e il caffè, quindi io non la mangio, noi non le compriamo perché, ragazze,
a parte la dieta, comunque sono belle pesanti, però a lui piacciono tantissimo, quindi glielo volevo prendere per fargli una sorpresa. 10 merendine, ragazze, 3,89 euro, cioè è assurdo, è impressionante. Io non mi ricordavo che le feste costavano così tanto, io ve lo devo far vedere perché è veramente una cosa impressionante. Cioè, le fiesta, ma qualunque briochina, merendina, insomma, della Ferrero, della Kinder, non si possono comprare più. Un attimo, solo che vi trovo il prezzo sullo scontrino. Ah, è quest'altro lo scontrino, ecco perché non le trovavo. No, 3,19 euro. Vabbè, comunque siamo sempre sui 3 euro. Impressionante, ragazze, 3,19 euro e 10 merendine. Vabbè, comunque non importa, gliel'ho prese per far felice mio cognato perché lui le ama tantissimo e quindi ne ho prese un pacchetto. Infine, ragazzi, ho preso la pasta da fare domenica. Vi dico la verità, io volevo prendere un formato di pasta fresca, ero indecisa tra i fusilli oppure prendere le trofie, però non lo so, non mi convincevano, ragazzi, c'erano pochi pacchetti, forse non lo so, erano quelli rimasti, erano stati toccati un po' e quindi non lo so, non mi convincevano, non li ho presi e ho voluto provare invece i cavatoni del marchio Italiamo, la pasta secca. All'interno ci sono 500 grammi di prodotto e li ho pagati 1,09 euro a pacchetto, visto che comunque saremo in 8, ragazze. Con 1 chilo non pensavo di farcela e quindi per sicurezza ho preso 3 pacchetti di questi cavatoni 100% grano italiano e quindi voglio provarli. Dello stesso marchio c'erano come pasta secca anche le orecchiette e le trofie, però le trofie erano quelle piccoline, quindi ho cambiato formato e ho preso direttamente questi qui, questi cavatoni. Ragazzi, io penso di avervi fatto vedere tutta la spesa. Ora metto a posto il tutto, poi dopo ci sfoghiamo insieme il volantino, così vi faccio vedere le offerte che andranno dalla settimana prossima, perché io ho già visto qualcosina, insomma, lo sfoghiamo insieme. Come promesso, ragazzi, andiamo a sfogliare insieme il volantino dal 16 gennaio al 22 di gennaio. Questa sarà una settimana bella ricca, ragazze, perché a parte le offerte, appunto, le classiche che trovate per frutta e verdura, reparto macelleria, poi c'è appunto il reparto frigo, ci sarà la settimana, quella meravigliosa che io adoro, quella asiatica. Ovviamente poi ci sono le offerte riservate, insomma, a particolari giorni della settimana, le offerte riservate alla Lidl Plus. Mi raccomando, ragazze, se non ce l'avete, scaricate l'app, è semplicemente un'applicazione da scaricare, caricate i vostri dati con la Lidl più vicina e andate ad attivare i vari coupon e settimanalmente trovate le diverse offerte. E quindi passando semplicemente l'applicazione, lo scanner, insomma, la carta digitale alla cassa, vi passano questi prodotti che sono riservati esclusivamente a chi ha appunto la Lidl Plus. Quindi fatemi sapere nei commenti se scaricherete appunto l'applicazione e per qualunque cosa, ragazze, io lo faccio sempre, la vado a passare sempre ad ogni spesa perché comunque ci sono degli sconti molto interessanti, soprattutto quando trovate dei prodotti di marchi in offerta. Poi, queste sono appunto le grandi marche. La settimana è ancora più ricca appunto perché all'interno trovate dei prodotti esclusivi da produzione italiana. E poi, come vi dicevo, la settimana giapponese della Sapori dal Mondo, appunto la Vitasia. Io sono andata oggi e già stavano facendo un bel po' di organizzazione all'interno, insomma, dei vari frigoriferi, delle dispense, però ragazze, questa è una settimana che io amo, mi piace tantissimo la cucina giapponese, quella cinese, insomma, la cucina asiatica e quindi ragazze ve la consiglio se anche come me, insomma, siete appassionati e troverete diverse cosine sfiziose, appunto, dal gusto orientale, gli amanti e il pollice verde, questa che non può mai mancare, la grandissima Parkside, che è presente in ogni settimana, in ogni volantino che sfogliamo della Lidl. E poi ci sono i vari prodotti, insomma, per la casa, della Silvercrest, Livarno, qualcuno che riguarda appunto l'abbigliamento per bambini, il mini cucito e poi per finire le offerte riservate al weekend. E questa, ragazza, appunto è il volantino per quanto riguarda le offerte dal 16 gennaio al 22.
E nulla ragazzi, allora io ora sistemo tutta la spesa, inizio a preparare per questo fine settimana, ovviamente ci tenevo a salutarvi, poi noi ci vedremo in un video appunto riservato al compleanno di Chicco, spero tanto che vi faccia piacere vederlo all'interno del canale. E nulla ragazzi, io spero davvero di avervi tenuto compagnia, anche se per poco, con questo svuota la spesa Lidl, bello corposo. Come sempre, se volete iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervi tutti i video che verranno, io vi mando un bacione grandissimo. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!